Lasciare più posto alle grandi. Pazienza, vedremo di trovarne un altro. Lì c'è già uno che aspetta, ha messo anche la freccia. No, non ci prenderà il posto. Va un po' più indietro, leone, gli impedisci di uscire. Già, ma se quello esce, l'altro si infila dentro. Senta, io vorrei uscire, sempre che non le dispiaccia. Va bene, vado un po' indietro. Attento che ti prende il posto. Ah, che fedente, me la pagherà. Calmati, ne troveremo un altro. Vado a dirgliene quattro, quello scemo. Vai, papà, picchialo! Leone, non fare l'idiota! Senta, vorrei dirle due parole, se non le dispiace. Ah, sì? Che cosa c'è? Scusi se la disturbo. Non saprebbe dirmi l'ora, per favore? Allora, caro... Allora, niente. Può tenerselo il suo posto. Che me ne frega, non sono certo i posti che mi mancano. Oh, mi metto là. Ma è un passaggio pedonale. Beh, i pedoni possono sempre passare al lato, non credi? Ma guarda che rischi di prendere la multa. Figurati, e poi non staremo via delle ore, no? Beh, no, non penso. Mi dai 1000 lire che vado a prendere un carrello? D'accordo, raggiungici all'entrata. Io vado con Manu. Non avrai dimenticato la... No, non preoccuparti, eccola qua. Wow, senti stretta, che metto il turbo. Vai, Manu, vai più forte. Scusi, signore. Sei contenta? Colpa sua, io avevo la precedenza. Ah, eccoli. Visto, ho trovato un carrello turbo. Calmati, non siamo su un circuito di Formula 1. Dai, dallo a me. Oh, no, lo spingo io. Ehi, la quanta gente, ma perché devono venire tutti a fare la spesa di Sam? Beh, perché in questo momento ci sono anche i saldi. Aspettate, do un'occhiata a queste camicie. Oh, quelle sono belle. Guarda, su questo modello c'è più del 30% di sconto. Prendine una per Manu, è un affare. No, fa schifo e non mi piacciono i colli. Non voglio vederti andare in giro come uno straccione, la prendo. Me ne frego, non la metterò. Manu, non parlare così a tua madre. Solo se non mi compra quella schifezza. Come schifezza? È una camicia normale, normalissima, ne un sacco così io. È appunto quel che dicevo. Dai, proseguiamo. Devo comprarmi degli slip e dei calzini. Ecco proprio quel che cercavo. Sei impazzito, vorresti comprare dei calzini di nylon marroni. Non mi direi che sono belli. Perché no? Prendiamo piuttosto delle mutande simpatiche o dei boxer più chic. Ecco una mutanda simpatica con le note musicali. Beh, cosa te ne pare, leone? Sei proprio carino lì dentro. Perché ti trovi carino con i tuoi mutandoni alla faccia del sex appeal? Il sex a che? Non parlare così a tuo padre. Va bene, possiamo andare a vedere il reparto dischi? No, voglio anch'io approfittare dei saldi. Oh, guarda, tutto a 10.000 lire, è incredibile, ci saranno senz'altro buone occasioni. Oh no, mi sa che ci vorranno delle ore, possiamo andare a fare un giro, torniamo fra poco. Sì, andiamo a fare un giro. Sì, però non allontanatevi. Dai, andiamo al reparto a giocare. Wow! Fermati qui! Oh, guarda, Manu, che carino quest'orso, e la bambola è stupenda. Ci sono solo cose da piccoli, andiamo a vedere il reparto sport. Oh no, che noia, ci sono solo robe per i maschi. Non è vero, Titi, è stupendo. E poi c'è di tutto, palloni, scarpe, costumi, pesi. Con un pallone di cuoio come questo i gol non li conti neanche più. Wow! Uno, due... E le scarpe da calcio? Ce ne sono almeno 20 modelli diversi. No, guarda quelle, sono le stesse di Maradona. Figurati che corrono da sole. Andiamo a vedere le biciclette, Manu. Ah sì, le bici. Qui hanno anche le mountain bike. E anche quelle da cross. Beh, dove sono? Non è possibile. Gli avevo detto di restare in zona. Li ho visti andare di là. Manu!
Figurati, con questa confusione non ti sentiranno mai. Vedi, Titi, se avessi dei soldi mi prenderei quella lì con 16 cambi. Io invece quella con le ruote bianche. Senti, questa musica è fantastica. Potremmo andare al reparto dischi. Devono avere un sacco di novità. Oh sì, andiamo a vedere. Non sono i giocattoli, eppure ci avrei giurato. Se conosco Manu, deve essere andato al reparto sport. Incredibile, che sballo, ci sono migliaia di dischi. Guarda, hanno tutte le canzoni in testa all'Hit Parade. I KLF, Elio e le storie estese, gli U3. E lo sfastidio, si Persiana Jones. Accidenti, dove possono essere andati? Hai visto, si può avere questo fisico da atleta in 6 mesi. E anche la faccia di Alain Delon, faresti meglio a pensare dove possono essere i ragazzi invece. Beh, forse faremo prima a farli chiamare. Titti, mi fai pena, ti piacciono solo le stupidate per bimbette ritardate. Bimbetto ritardato sarai tu. Manu e Giuditta sono attesi dai genitori all'entrata. Ah, e la cosa si fa seria. Oh, eccovi qua. Beh, alla buon'ora, disgraziati. Dove siete stati, eh? Vi avevo detto di non allontanarvi. Già, è un'ora che vi cerchiamo. Ma non eravamo lontani, guardavamo i dischi. Sì, ma noi ed io ne abbiamo scelti 3 ciascuno. Ah sì? Beh, potete anche farci una croce sopra. E poi scendi di lì, Titti, che devo metterci gli acquisti. Non è una carrozzina. E poi abbiamo ancora un sacco di cose da comprare. Beh, vediamo un po' il detersivo. Ma io sono sfinito. Oh, questo è senza fosfati, questo con ammorbidente. Ci sono quelli che ravvivano i colori, altri che diminuiscono gli odori. Ma dai, sono sempre le solite schifezze, cambiano solo gli slogan. E tu cosa ne sai di detersivi? Non hai mai lavato niente in vita tua. Lo so e basta, lo sanno tutti, no? Pensa agli affari tuoi e lasciami scegliere il detersivo. Intanto andate a prendere quello che manca, non voglio passare la notte qui. Eh sì, dici cos'altro occorre. Vediamo un po'. Scatolette per il cane, bevande. Oh sì, io prendo le bevande. Io delle scatolette per cani. Io vado insieme a Manu. Bene, ci ritroviamo al reparto formaggi. Ok. Vediamo. Questo mi sembra buono. Cosa preferisci, Kiki? Manzo oppure pollo? In genere preferisci finire i nostri avanzi. Non so decidere tra il Bordeaux e il Borgogna. E poi non so se l'86 è un'annata migliore dell'87. Dai, figurati, è sempre la solita bidonata. Lo sanno tutti. Formaggio preferisce, signora? Io prenderei volentieri una piccola caciotta di capra. Prendi anche un camembert, è molto raffinato. E della ricotta, un bel pezzo di ricotta. E del formaggino da spalmare. Vi ricordo che ci sono un sacco di formaggi da finire a casa. E sono ormai tutti stravecchi. Beh, il camembert almeno è più buono. Sono stufa di tutti questi formaggi che vanno a male. Compro solo quello da spalmare. Oh, sì! Si può prendere qualche tavoletta di cioccolata? Sì, dai, e dei chewing gum per far le bolle. E le caramelle, anche le caramelle. No, niente cose zuccherate. Avete i denti già abbastanza rovinati così. Piuttosto compriamo frutta e verdura, che è meglio per la salute. Non si fanno bolle con la verdura. A me la verdura non piace. Oh, dunque, ricapitoliamo. Vino, formaggio, verdura, carne, scatolette per cani. Sì, c'è proprio tutto. Potrei andare a vedere gli accessori per auto. Perché non compriamo un disco 2, mamma? Sì, anche un giocattolo. No, per oggi abbiamo speso abbastanza e poi è già tardi. Accidenti, la coda, non è possibile, ne avremo almeno per un'ora. È normale, è sabato. Uff, pensavo che non saremmo più arrivati. Sono sfinito, non vedo l'ora di tornare a casa. Anch'io per provare i vestiti nuovi. E papà potrà mettersi i nuovi slip con le nove. E Manu la camicia col collo duro. Guardate, ce ne sono di posti adesso che non c'è più nessuno. Oh, hai visto papà, la multa? No, è assurdo, ben 70.000 lire di multa. Il costo di 3 dischi. Ti avevo avvertito, caro, ma tu non mi ascolti mai. Se non avessimo perso un'ora in giro per saldi, l'avrei di sicuro scampata. Sta a vedere che adesso è colpa mia. Porto indietro il carrello? Sì, ma poi vedi di restituirmi le 100 lire. Oh, sentilo, è la mancia per chi spinge il carrello, allora? Su, dai, Titti, sali in auto, prenderemo Manu strada facendo. Ma cos'è questa roba? La mia portiera è strisciata. La gente non fa attenzione quando passa con i carrelli. Eri sulle strisce. E allora si fa il giro, no? Che gente disonesta, dovrebbe lasciare il biglietto da visita per scusarsi. Su, per favore, calmati ora, caro. No, la retromarcia. Hai rotto i fari dell'altra marcia. Svegli, andiamocene, non voglio perdere il bonus. Manu, sali in fretta che partiamo. E così se n'è andato il pomeriggio. Certo che i supermercati sono molto pratici. E poi sono nettamente più economici. Già, è proprio vero. Si dica pure quello che si vuole, ma il progresso è proprio una gran cosa. Yeah.